ragazzi, bentornati nel mio canale e benvenuti in questo nuovo video, video tag. Vedo che vi stanno piacendo tantissimo questi video tag, quindi continuerò a farli appena ne troverò altri. Il video tag di oggi si chiama Il tag dei tag e l'ho visto fare dalla mia amica youtuber Sontina F. Vi lascio il link del suo canale qui sotto in descrizione se volete andare a vederlo e visitarlo e iscrivervi ovviamente. Prima di iniziare ragazzi, iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto, di attivare la campanella per non perdere nessun mio video e di seguirmi in tutti i miei social. Siamo pronti, sono 10 domande e alla fine taggerò 3 di voi. Allora, iniziamo subito con la domanda numero 1. Quando inventi solitamente i tag o ti vengono in mente? Allora ragazzi, sono sincero, la maggior parte dei tag che vedete qui sul mio canale li ho presi da altri youtuber, citandoli sempre ovviamente. Mi è capitato solo una volta di fare un tag creato io, che è il tag gay se non sbaglio. Mi raccomando, andate a vedere quel video perché è veramente molto interessante. Domanda numero 2. Quanto ci impiega a crearli? Allora, il tag che avevo creato io ci avevo impiegato un mezz'oretta, essendo che la tematica è un argomento, la tematica gay è un argomento abbastanza delicato, è stato per me difficile trovare delle domande apposta, però il video tutto sommato è uscito bene e ha avuto anche un discreto successo. Domanda numero 3. Lo scopo di creare tag. Lo scopo di creare tag per me serve per conoscersi meglio tra utenti e youtuber, youtuber e utenti o tra youtuber, quindi mi sembra un'ottima alternativa al classico video fatemi domande e risposte, questo mi sembra molto più divertente. Domanda numero 4. Un tag che avreste voluto creare ma esiste già? Allora, come ho detto ragazzi, io non invento i tag, perché non sono tanto intelligente, sono di quella età, e quindi appunto li cerco sempre su YouTube, ma secondo me io avrei inventato quei tag che ci sono su YouTube, quelli che vi ho proposto, li avrei inventati anche io senza nessun problema. Comunque ragazzi, se c'è qualcuno che vuole collaborare con me per creare un nuovo tag, mi contatti qui sotto con un commento e ci mettiamo d'accordo e facciamo su un tag molto interessante. Poi domanda numero 5. Un'idea che avevi ma hai lasciato perdere perché fatta da altri. Ma credo che di idee ce ne siano tante, la gente ha avuto tante di creare questi video tag. Ripeto, non sono tanto intelligente, quindi lascio fare a loro tutto il lavoro. Mamma mia, che risposta stupida ho dato. Poi, tanto passa una macchina, sì. Grazie. Domanda numero 6. Sei soddisfatto dei tuoi tag? Sì, sono molto soddisfatto perché cerco sempre di rispondere in modo sincero, senza perdere sulla lingua, alla faccia di chi mi dice che sono un bugiardo, perché ovviamente ha la coda di paglio, è letteralmente geloso, è tutta invidia. Io cerco sempre di essere me stesso, sia come registro i video che quando do anche le risposte, in questo caso nei video tag. 7. Cosa apprezzo o non sopporti chi rifà i tag dati da te? Allora, io ho sempre trovato cose molto positive chi rifà i tag, ideati tra virgolette. Per esempio c'è la mia amica Ivana Ruggero Quartuccio che mi fa sempre piacere chi rifà i miei tag, è molto simpatica. Ivana, se stai vedendo questo video, un saluto e un grande bacio, perché è molto molto simpatica, molto brava, quindi mi fa solo che piacere. Domanda numero 8. Il tag più bello e il tag più brutto che hai ideato? Possiamo dire che ho fatto. Non credo che io in tutta la mia serie dei tag che ho fatto ce ne sia uno bello o uno brutto. Per me sono tutti belli, quindi tutti belli tag e nessuno brutto. Domanda numero 9. Stai progettando un nuovo tag per il futuro? Se sì, se ti fidi dei tuoi colleghi ci spiegheresti cosa hai in mente. Al momento non ho nessun tag in futuro, però chissà, come vi ho detto, se c'è qualcuno che vuole collaborare con me per creare un tag, ben venga.
chissà, vedremo. E domanda numero 10, taggo qualcuno che consideri bravo nel creare tag o cui piaccia crearli. E qua, ragazzi, taggo tre di voi. Taggo ovviamente Ivana Ruggero Quartuccio, la bambina mai cresciuta e Giuse Estetista, che se vorranno fanno un video di risposta a questo video. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video tag, mi raccomando, lasciatemi un bel like, che mi fa sempre piacere. Il tag è finito, vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo presto con un nuovissimo video. Ciao!